Violenza minorile e disagio. Quali sono le cause che spiegherebbero l'esistenza di questo fenomeno? Beh, il fenomeno ha radici storiche abbastanza datate. Sono presenti a Pescara già dagli anni 70-80. Infatti io ricordo di aver presentato la tesi di laurea psicologia proprio con una tesi sulla delinquenza minorile a Pescara. Come relatore avevo a quell'epoca Gaetano De Leo, che era uno dei maggiori criminologi ordinari di criminologia all'Università di Roma, e questo metteva in evidenza una situazione socio-economica sicuramente diversa da quella di oggi, soprattutto in quartieri storici come Rancitelli, San Donato, Zanne, ma era lo specchio di una povertà culturale di una società in cui i reati si limitavano a violenze contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, scippi, ma non andava oltre, non c'erano manifestazioni così violente come abbiamo assistito negli ultimi tempi a livello nazionale e a livello locale. Quindi quali sono le cause fondamentali che hanno determinato questo cambiamento di indirizzo? Sono secondo me da riferire a due aree, una macro e l'altro microsistema. Il macrosistema riguarda la società contemporanea, che presenta carattere violento nei mass media. Con l'avanzare della tecnologia è diventato dispersivo e non è più in grado di proporre modelli valoriali credibili, soprattutto ai giovani a livello educativo. Pensiamo alla promozione di stili di vita antisociali, comportamenti estremi, pericolosi, come l'idealizzazione del mondo criminale che abbiamo visto in televisione. E abbiamo visto anche quanto è importante l'informazione su metodi, sulla metodologia di preparazione delle commissioni che riguardano il crimine. Quindi questo dettaglio continuo che viene fatto sul mondo criminale è una forma educativa che era stata già rilevata alla bandura negli anni 60 con la televisione. Il problema dell'educazione dei mass media nei confronti dei giovani è stato sempre un problema di grossa attualità. Adesso si è allargato col fenomeno del mediatico, di internet, che è entrato in tutte le stanze, in tutti i luoghi familiari e quindi nella vita comune di ciascuno di noi. Il secondo sistema invece riguarda ovviamente la famiglia e la difficoltà da parte dei genitori di adottare stili educativi efficaci. Chiaramente questo dipende dal fatto che i giovani, cioè soprattutto i familiari, vivono poco a contatto con la famiglia per motivi di lavoro, perché per mancanza di tempo e distanza ciò ha determinato una distanza emotiva preoccupante. Cos'altro non funziona a livello familiare? Innanzitutto la disgregazione del nucleo familiare, l'aumento di situazioni come quello della separazione, quello dei divorzi, che hanno aumentato la conflittualità familiare, generando situazioni in cui è aumentata la violenza domestica. E tutto questo si riversa negativamente sull'educazione dei figli, e chiaramente tutto questo poi evidenzia un fatto che i genitori spesso non ci stanno con i figli e quindi hanno dedicato gran parte del tempo alla dipendenza da internet. Molti di questi giovani trascorrono gran parte della giornata, la mattina e la sera, davanti a PlayStation, giochi, videogiochi che hanno una fortissima attivazione nervosa, quindi che richiedono un'attenzione particolarmente forte, quindi un'attivazione nervosa alta, che crea disturbi a livello proprio di funzionamento dell'attività cerebrale, soprattutto a livello dell'emisfero frontale. Chiaramente poi consideriamo che la PlayStation in particolare, io ho visto anche i ragazzi che ho avuto modo di seguire, hanno comunque giochi che istigano alla violenza e alla delinquenza, perché istruiscono come fare una rapina, come comprare una pistola, come farsi l'appartamento, arriviamo a questo livello. Quindi ciò vuol dire che è un'istigazione comunque alla violenza, che loro apprendono e che poi ovviamente mettono in atto senza rendersi conto della coscienza morale che implica un comportamento di questo genere. Quindi c'è una distanza notevole
tra il coinvolgimento emotivo e l'azione che viene fatta in maniera fredda e premeditata. Quindi il problema potrebbe essere maggiormente legato all'uso indiscriminato di internet? Sicuramente sì, questo problema è stato quasi sempre un po' trascurato, perché che vuoi, in fondo internet è entrato nelle abitudini familiari di ciascuno di noi, quindi dipende molto dall'uso che se ne fa. Certo, un giovane che trascorre gran parte della giornata o con lo smartphone oppure con i videogiochi, tutto questo può sicuramente influire pesantemente sul funzionamento del controllo delle emozioni e sull'attenzione. D'altronde anche nella scuola si risente molto di questo problema. Gli insegnanti sono in difficoltà nella gestione della classe, perché molti dei giovani che hanno queste abitudini non solo usano lo smartphone in classe mentre il professore fa la lezione, ma altre volte addirittura hanno un abbassamento di livello dell'attenzione molto basso, perché sono abituati a mantenere un livello alto durante il gioco. Quando lo abbassano si addormentano e quindi o hanno reazioni di iperattività oppure non sono attenti. E questo problema chiaramente crea difficoltà nella gestione dell'attività didattica. Una nostra ricerca a tale proposito risale più o meno agli anni 2009-2010, allorché noi abbiamo fatto una ricerca su un campione di 1000 studenti universitari per valutare i livelli di problematicità della dipendenza da internet. Stiamo parlando allora di internet che non era ancora nello smartphone, si doveva avere la postazione a parte e poterci stare. Eppure già da allora abbiamo visto sul campione di soggetti che avevano superato le 6 ore di presenza davanti al video terminale, avevano problemi abbastanza seri. Il primo è una marcata tendenza alla dissociazione, problema che ritroviamo anche oggi in maniera molto più amplificata. L'altro è difficoltà di controllo dell'emozione, parliamo anche di emozioni violente, aggressive, e l'altro è il problema della mancanza di capacità di soluzione dei problemi. Quindi aumenta molto la dipendenza dalla tecnologia anche per quanto riguarda la soluzione di problemi banali, ma questo succede anche a noi, che se noi dobbiamo trovare una strada, dobbiamo trovare un'indicazione, ci rivolgiamo costantemente a internet. Questo ha privato noi di una buona capacità di autonomia nella gestione dei problemi. Quindi questo si riversa ovviamente anche nell'ambito giovanile. Quindi cosa bisognerebbe fare per cercare almeno di arginare i danni di questa dipendenza web? Ma noi ci stiamo impegnando come scuola con attività formative che riguardano soprattutto l'educazione all'intelligenza emotiva. Di recente abbiamo fatto una ricerca all'Università dell'Aquila degli studenti per vedere che rapporto esiste tra dipendenza da internet e capacità di gestire il tempo, perché un problema che noi vediamo frequentemente è che i giovani non hanno inventiva, non hanno creatività nell'utilizzare in modo intelligente il loro tempo. Il tempo è sempre limitato, non abbiamo mai tempo per noi stessi, non abbiamo mai tempo per fare le cose che ci interessano realmente. E allora abbiamo lanciato questa idea di un modo intelligente di utilizzare il tempo e quindi differenziare in maniera creativa le attività sostitutive dalla dipendenza, quindi toglierli dalla dipendenza tecnologica per costruire un ambito di realizzazione di sé, di autoconoscenza più profondo, soprattutto legato alle motivazioni emotive, cosa che oggi non c'è quasi per niente. Quindi a questo punto quali potrebbero essere le prospettive? Noi siamo convinti che vada allargata la fascia di un'attività preventiva, soprattutto nei servizi sociali territoriali, soprattutto anche con centri diurni dove i giovani possono comunque sperimentare modalità nuove espressive. E quindi, tra l'altro, io credo che una delle cose sicuramente da fare è quella di un intervento che dia anche degli spazi come centri diurni o centri residenziali, che noi stiamo attrezzando, perché non esistono centri in Abruzzo che hanno una residenzialità per quanto riguarda le problematiche della dipendenza tecnologica, che è in espansione e molti non hanno ancora compreso
le problematicità e le conseguenze gravi che questo può determinare sulla crescita emotiva, affettiva delle nuove generazioni. L'uso di questi strumenti comunque aumenterà negli anni. Sicuramente. Con l'intelligenza artificiale arriverà un altro problema. Un'altra ondata, sì. Un altro problema grosso. Come ci si può attrezzare come famiglia e come psicologi per affrontare queste situazioni? Io mi ricordo quello che venne fatto a suo tempo per la televisione. Bandura fu il primo a denunciare il potere di apprendimento che può determinare la vista di un comportamento sbagliato e aggressivo. È quello di aiutare le persone, ma io non parlo soltanto dei giovani, ma anche degli adulti, di chiedersi qual è il motivo per cui viene e mette in onda un determinato programma, quali sono le sue finalità, qual è in realtà la lettura che può essere fatta di un messaggio che non ha una finalità educativa. Quindi un maggior controllo sulle emissioni di trasmissione che sono comunque oramai sull'onda della scorta di una falsità di immagine, per cui il problema sarà sempre più grave, quello di capire dove inizia la verità e dove inizia la fantasia. Il rapporto tra ideale e reale è sempre più distante. L'uomo del domani dovrà abituarsi a mantenere questo equilibrio fra la virtualità delle immagini e la realtà e non staccarsi mai dalla realtà e da una partecipazione attiva a livello di coinvolgimento emotivo rispetto a quelle che sono le sue reali esigenze, quindi maggior rapporto di intimità con se stesse. Non abbiamo più tempo per stare con noi stessi. Sarebbe utile a scuola un'ora almeno la settimana di educazione al web e alle nuove tecnologie informative? Beh, noi abbiamo proposto dei programmi anche nelle scuole superiori per educare i giovani a mantenere uno stretto rapporto di consapevolezza con le proprie emozioni e con i propri bisogni. Quindi c'è una necessità che noi abbiamo individuato di orientamento valoriale. Questa è una società dove i valori sono andati sicuramente in decadenza, non c'è più il rapporto tra quello che una persona dice e ciò che fa, quindi tutti siamo d'accordo che esistono gli ideali, ma nessuno li mette in atto. Quindi un programma educativo sia per i genitori e la coppia in particolare. Infatti ho scritto un libro dove c'è un programma di riorientamento ai valori nella riprogrammazione della coppia, perché poi il problema nasce lì a livello familiare. Una coppia dopo 5-6 anni dovrebbe rifare una riprogrammazione delle loro attività. Come gestire il rapporto con i figli, come gestire il tempo libero, il rapporto con gli amici, il tempo libero, eccetera. Riprogrammare questo significa ritrovare la coesione nel rapporto di coppia, che rappresenta un modello fondamentale per l'educazione dei figli. C'è una distanza emotiva preoccupante nella vita familiare. Poi questo chiaramente va fatto e ripetuto anche in ambito scolastico, quindi attività psicoeducative orientate all'intelligenza emotiva, quindi un rapporto più sano con le proprie emozioni e agganciate ai valori, è una necessità di questa società che ha perso completamente i contatti con il rapporto autentico rispetto ai valori esistenziali importanti. Io penso che anche questa abitudine un po' di delegare agli altri la mancanza di tempo e l'educazione dei figli sia un grave problema. I genitori dovrebbero, secondo me, riabituarsi all'idea di affrontare personalmente certe problematiche, magari essendo aiutati da centri di ascolto che lavorano sul parent training, su come gestire, appunto parlavamo prima di coppia, stiamo parlando della stessa cosa, non c'è grossa differenza tra il problema della genitorialità e la gestione del rapporto di coppia, sono due componenti strettamente collegate. Se la coppia funziona, funziona anche a livello genitoriale, se non funziona a livello genitoriale è difficile trovare il bandolo della matassa, perché è complicato da elementi emozionali o schemi disfunzionali che rendono difficile questo lavoro. Quindi io direi che forse una delle cose più importanti è un riavvicinamento, un rapporto più autentico con se stessi e con i propri valori esistenziali. Questa distanza è determinata poi dalla espansione della nuova tecnologia che ci allontana continuamente dalla realtà, quindi riportare
La consapevolezza, il momento presente, vivere momento per momento la nostra esistenza in modo autentico, senza che uno degli obiettivi educativi più importanti.